Ciao ragazzi e ciao ragazze, la guida su come diventare influencer continua e oggi andiamo ad analizzare nel dettaglio i rapporti con le agenzie e gli uffici stampa. Prima però iscrivetevi al mio canale e lasciate un like, adesso possiamo andare. L'ultimo video, anzi gli ultimi due video di questa guida che vi lascio qui sotto hanno scatenato un polverone. Mi avete chiesto in tantissimi come contattare le agenzie, come iniziare a lavorare con gli uffici stampa e le agenzie, come inviare il media kit. Così ho deciso di girare questo video per spiegarvi nel dettaglio come fare e per darvi qualche dritta che vi potrebbe essere molto utile se siete agli inizi. Prima di tutto, avete creato il vostro media kit? Se non l'avete ancora creato, qui sopra vi lascio nelle schede la guida ufficiale per creare il media kit perfetto. Troverete anche una scheda da scaricare, un file in PDF da scaricare e da compilare con i vostri dati, come se fosse un curriculum precompilato dove inserire i vostri dati, i vostri analytics. Una volta creato il vostro media kit possiamo proseguire. Prima di tutto scegliete l'agenzia che volete contattare, ce ne sono davvero migliaia, esistono un sacco di agenzie e di uffici stampa che collaborano e che mantengono i rapporti tra i brand e gli influencer. Qui sotto vi lascio magari qualche consiglio, qualche agenzia da prendere in considerazione con le quali io lavoro e con le quali mi trovo molto molto bene da tantissimo tempo. Ora, andate sul sito o sui profili social di queste agenzie. Trovate la loro mail oppure il form che vi danno da compilare per inviare loro una mail e scrivete una lettera di presentazione. Sì, avete capito bene, una lettera di presentazione, proprio come funziona con il curriculum. Il vostro curriculum sarà il vostro media kit e la lettera di presentazione sarà più o meno la stessa cosa. Siate abbastanza informali, ma non troppo, non usate termini come voi, lei e cose simili, siate molto molto con i piedi per terra e vedrete che andrà tutto nel migliore dei modi.